Basta, è meglio se me ne frego di tutti. Smetto di fare del bene perché tanto la gente è cattiva e la vita è ingiusta. Ti è mai capitato di pensare qualcosa del genere? Io purtroppo lo sento dire spesso e in quei casi ricordo sempre la storia del maestro Zen e dello scorpione. Una volta un maestro Zen vide uno scorpione annegare in acqua. Allora si avvicinò e lo raccolse per aiutarlo. Nel momento in cui lo prese, lo scorpione lo punse e d'istinto il maestro lo rigettò in acqua. Subito dopo lo ripescò e di nuovo lo scorpione lo morse. Un allievo del maestro che lo stava osservando gli chiese come mai non lasciasse perdere, visto che comunque veniva ferito dallo scorpione. E allora il maestro gli rispose: "È la natura dello scorpione quella di pungere, così come la mia è quella di aiutare." E detto questo, prese una foglia e raccolse senza pungersi lo scorpione per evitare che annegasse. Non cambiare la tua natura in risposta al male che ti viene fatto, disse al discepolo. Semplicemente prendi le tue precauzioni. Alcune volte capiterà di aiutare qualcuno che poi non ti sarà grato, addirittura parlerà male di te. Ma questo non vuol dire che dobbiamo denaturarci. Lasciarsi guidare dall'amore è sicuramente meglio che lasciarsi distorcere dalle ingiustizie e dal male. Alla fine dei conti, quello che importa è essere a posto con la propria coscienza. Ciao e alla prossima!